un istante di ricordare l'amico Carlo Tagliabue, che non è più con noi. L'ha ricordata perché lascia un segno nelle cose che ha fatto, diciamo, nel mondo del cinema, in Rai, anche dove è stato un regista di straordinaria acutezza. Dovremmo un pochino ispirarci al suo modello di persona, di vita, lontano dalle luci, lontano dai palchi, però estremamente precisa e capace di agire in profondità. Io credo che sia giusto dire di quanto sta avvenendo all'interno di Media Vaticani, ma direi più in generale della comunicazione globale della Chiesa, e quindi con tutti i suoi risvolti, che questo sia davvero uno di quegli esempi di cui parla Papa Francesco di processo. E se noi non entriamo, direi, nella profondità di questa strada che lui ci ha indicato, credo che gli faremmo un grave torto. E processo, proprio nell'intenzione del Papa, vuol dire, da quello che noi abbiamo intuito, creare tutte le premesse perché certe cose nel tempo, senza neanche l'affanno del tempo, accadano. Il tema della comunicazione di Francesco oggettivamente interroga Chiesa italiana, interroga i media cattolici, interroga le associazioni e i movimenti. Questo processo di riforma ha una storia. La storia si radica a oltre 20 anni fa, nel 1996, coordinare in maniera stringente quelli che erano i media vaticani. Questa è una riforma che non nasce da un mio disegno. Questa è la riforma che il Consiglio dei 9 Cardinali ha voluto, che il Papa ha approvato, per la quale il Papa ha istituito un dicastero e a me ha chiesto semplicemente di fare da caronte, di traghettare da un'idea a una realtà. Questo riguarda la Santa Sede, non riguarda le chiese locali. Ovviamente noi ci occuperemo del Papa, questo lo sto spiegando anche a tutti i giornalisti, noi non ci occuperemo delle politiche, della politica di Roma, ci occuperemo del Papa, non è nostra competenza da reato. Questo processo di riforma non è una novità. Stiamo cercando di colmare un gap di almeno 25 anni. Quali erano le domande a cui dovevamo rispondere? La prima, se è possibile avere una comunicazione più adeguata della Santa Sede. La seconda domanda, è possibile una riforma senza licenziare il personale? Terzo, è possibile avere una riduzione dei costi, perché comunque non dimentichiamo che quando io dico che il criterio è apostolico, e lo riconfermo, il criterio è apostolico, non vuol dire che si possono buttare via i soldi. Il piano però è un piano in 4 anni. Il primo anno è trascorso, si è avviato in 6 mesi il processo di accorpamento della sala stampa, del Pontificio Consiglio e del Servizio Internet. L'anno prossimo è diciamo l'anno della tipografia vaticana, dobbiamo portare la tipografia, poi vuol dire servizio fotografico, oggi si chiama servizio fotografico dell'Osservatore Romano, la LEV, che è la libreria editrice vaticana, e l'Osservatore Romano, e poi avremo l'anno in cui vediamo se quello che abbiamo fatto diciamo è segnato meno dai danni e più dalle possibilità, eccetera. No? In questi 4 anni si avvierà un consolidamento economico, una riorganizzazione del personale che sta già avvenendo adesso, perché il personale è tutto in sharing. Voi avrete il portale ufficiale vatican.va, lì c'è il magistero, e poi sarà il portale multilinguistico e multimediale che parlerà del Papa, insomma, del giudizio. Vedete, quello che vedremo, il portale, sarà la punta dell'iceberg, ma il vero lavoro sarà sotto. L'importante è passare dall'idea di, diciamo, reiterare ciò che noi facciamo, perché questo ci dice che facciamo parte di una grande storia, ed è vero che è una grande storia, ci gratifica, eccetera, a dire forse la cosa più importante sono è il nostro pubblico, user first. Questa è la logica che ci deve accompagnare.